servizio. In sintesi sono mesi che ci stiamo battendo e per primo loro ovviamente per fare in modo che le attività di Villarussa trovino uno sbocco e che i posti di lavoro di Villarussa trovino delle certezze. E come il problema qual è? Il problema è che nel corso degli anni le entrate e le uscite di Villarussa sono entrate in sbilancio e si sono aggravate negli ultimi tempi in maniera notevole, fino al punto da far mettere, non sappiamo quando con buona fede, in liquidazione della società. Ci sono venuti dei liquidatori e sta di fatto che è una certezza che queste sono persone che da 4 mesi non hanno più lo stipendio e che non ci sono le certezze che invece dobbiamo assolutamente avere, perché sappiamo che quelle che sono le prestazioni che eroga Villarussa sono prestazioni molto richieste, quindi sembrerebbe assurdo che non si trovi la volontà politica di poter intervenire per fare in modo che possano sopravvivere, se non Villarussa, almeno le attività di Villarussa con i relativi posti di lavoro. Il vostro monito a chi è indirizzato? Ma guardi, noi non vogliamo gettare responsabilità sulla giunta neonata, anche se abbiamo da riportare un episodio che sicuramente non depone bene. Venerdì abbiamo tenuto un corteo con 200 persone, tenga conto che i lavoratori di Villarussa sono poco più di 300, ce n'erano 200 in piazza, abbiamo fatto un corteo e siamo arrivati sotto la giunta regionale. Nonostante avessimo avuto delle assicurazioni da parte della Digos, che si era fatta promotrice di essere in nostra interfaccia con la giunta regionale, ci hanno detto di sì, che avrebbero ricevuto una delegazione di lavoratori. Dopo 2 o 3 ore di attesa hanno negato di ricevere perfino una delegazione di lavoratori. È ovvio che questo non contribuisce a smorzare e a tenere calmi gli animi. Ricordo che sono 4 mesi che queste famiglie non ricevono lo stipendio. Abbiamo deciso di iniziare questa vertenza qui stamattina, questa lotta, proprio perché vogliamo continuare a mantenerla pacifica. Siamo qui, ci rimarremo 24 ore su 24, abbiamo iniziato uno sciopero della fame, non ce ne andremo finché non ci saranno 2 punti chiari. Lo stipendio deve arrivare, lo stipendio che c'era stato assicurato per questi lavoratori per ben 3 volte negli ultimi 15 giorni. Dalla regione? Dalla regione. Non vogliamo gettare responsabilità, perché forse i motivi per i quali sono saltati sono quelli anche ben noti, che hanno avuto risvolti di carattere molto più generale. Ma dopo 3 volte che ci viene promessa negli ultimi 15 giorni una soluzione per gli stipendi, è ovvio che anche la mente più fredda non riesce a ragionare più. Preferiamo stare qua e mostrare con il nostro volto quello che è il disagio dei lavoratori di Villarussa, piuttosto che andare a fare altre cose che non sarebbero facilmente gestibili. L'altro punto è quello che si inizi un tavolo serio per salvaguardare i posti e l'assistenza che dà Villarussa, con qualsiasi forma essa si presenti. Questo è il nostro obiettivo.